Per la verità, l'esperimento che abbiamo visto nel video precedente è molto controverso. Infatti, in internet si trovano studi che sono stati realizzati da fisici importanti, fisici dell'università, dell'accademia, che hanno raggiunto la conclusione che questo effetto di rotazione del bastoncino nell'acqua mentre l'acqua cade attraverso il foro e quindi forma un gorgo qua, ecco, questo effetto di rotazione in realtà è talmente debole che di fatto non si può osservare, perché è soverchiato da tantissimi altri effetti molto più importanti. Per esempio, scrivono quei fisici accademici, basta che la bacinella sia tenuta appena inclinata e non perfettamente in piano e già l'effetto di rotazione non funziona più, di rotazione del bastoncino, cioè di rotazione dell'acqua. Oppure i fisici scrivono che basta che la bacinella sia un po' irregolare e abbia per esempio il fondo non perfettamente piano e di nuovo l'effetto di rotazione dell'acqua non si vede, perché gli altri effetti di disturbo in pratica sono molto più intensi. Per questi motivi io leggevo in internet che esperimenti come questo, realizzati in queste condizioni così precarie, con questo signore che tiene la bacinella in mano, quindi in presenza di tutti questi effetti di disturbo che non vengono eliminati in questo modo, ecco, leggevo che questo tipo di esperimenti non sono assolutamente affidabili, cioè non hanno nessun significato, non sono significativi dal punto di vista scientifico. E in internet erano classificati come bullshit, che letteralmente significa cacca di toro, ma noi in italiano potremmo tradurre con un altro francesismo come praticamente una va bene, diciamo una cavolata, una stupidaggine. Tuttavia, quello che vediamo nel video ci lascia perplessi, perché effettivamente la rotazione del bastoncino mentre l'acqua si avvita si vede nettamente, come anche si vede nettamente l'acqua che si arrotola mentre esce dalla bacinella. Mentre invece si vedeva benissimo che proprio sotto il cartello dell'equatore non c'era questa rotazione del bastoncino, quindi non c'era questo effetto, l'effetto Coriolì, e l'acqua, precisamente sotto il cartello dell'equatore, si vede che scende giù il filo d'acqua senza rotolarsi. Quindi effettivamente questi video, cioè questi esperimenti, sembrano convincenti. Come anche si vedeva la rotazione nell'altro senso, quindi in senso antiorario, quando si andava nell'emisfero sud. Quindi effettivamente sembra difficile poter confutare questo esperimento.